Ciao a tutti, sono la Madre Draghi e benvenuti in questo mio nuovo video. Questa volta finalmente vi parlerò del famosissimo video che fu promesso, ovvero il video sui sogni di Drago. Cosa sono questi sogni di Drago? In realtà sono semplicemente dei sogni premonitori che fanno solo quelle persone che sono appartenenti alla casa Targaryen. O meglio, anche qualche appartenente alla casa Blackfyre riesce a fare questi sogni di Drago, però di fatto i Blackfyre non sono altro che una costola appunto dei Targaryen. Quindi puoi chiamarli con un nome diverso, ma un drago rosso, un drago nero, sempre un drago è, no? Benissimo, quindi questi sogni di drago vengono citati anche in altri libri che non sono i libri delle cronache del Ghiaccio e del Fuoco, ovvero i 5 volumi che finora sono stati pubblicati. Vengono infatti citati in altri 2 libri, che sono molto importanti perché comunque sono collaterali rispetto alle cronache, e sono Il Mondo del Ghiaccio e del Fuoco e Il Cavaliere dei Sette Regni. Nel Mondo del Ghiaccio e del Fuoco viene citato infatti il momento in cui l'impero di Valyria si sta espandendo, ci sono una quarantina di famiglie che sono quelle famiglie che dominano appunto Valyria stessa e sono i signori dei draghi, e di queste 40 famiglie ce n'è una, ovvero i Targaryen, che a un certo punto decide di prendere tutto ciò che ha, tutti i suoi possedimenti, e di trasferirsi a Roccia del Drago. Perché? Vi chiederete voi? Beh, molto semplice, perché Aenar, chiamato poi Aenar l'Esule, aveva una figlia. Questa figlia si chiamava Daenys, soprannominata in seguito poi la Sognatrice, che aveva sognato a un certo punto che Valyria sarebbe scomparsa. Come? Grazie alle fiamme. Infatti le 14 fiamme di Valyria non sono altro che dei vulcani. Ecco, questi vulcani pare che durante il disastro siano eruttati tutti contemporaneamente e quindi abbiano distrutto completamente Valyria, lasciando poi degli effluvi malsani, e l'aria era così densa e asfissiante da far morire istantaneamente quasi qualunque essere vivente. Per di più, nessuno si azzarda ad andare a Valyria, nonostante siano passati 400 anni dal disastro, in quanto il rischio di incontrare gli uomini di pietra o di incontrare il morbo grigio effettivamente rimane molto alto. Che poi è quello che succede a Ser Jorah nella serie TV e il suo corrispettivo Lord Connington, John Connington. In quanto il Jorah televisivo, diciamo che è un miscuglio tra il Jorah dei libri e il John Connington dei libri. Quindi, di fatto, questa Daenys, la sognatrice, sogna appunto che Valyria farà una brutta fine. Il padre le crede, prende tutto, tutti i suoi possedimenti, le navi, draghi, oro e quant'altro, e decide di trasferirsi, e si trasferisce a Roccia del Drago, appunto. I Targaryen erano di puro sangue valiriano, signori dei draghi di antico lignaggio. 12 anni prima del disastro di Valyria, Aenar Targaryen vendette i suoi possedimenti nel Regno Libero e nelle Terre della Lunga Estate, e partì con tutte le sue mogli, la sua ricchezza, gli schiavi, i draghi, i fratelli, i parenti e i figli, alla volta della Roccia del Drago, una cittadella sotto una montagna fumante su una tetra isola nel Mare Stretto. Valyria, al suo apogeo, era la città più splendida del mondo conosciuto, il cuore della civiltà. All'interno delle sue mura scintillanti, 40 casate si confrontavano per il potere e la gloria, a corte e nel concilio, tra le alterne fortune della lotta per il dominio. Una lotta senza fine, fatta di intrighi spesso selvaggia. Tra i signori dei draghi, i Targaryen non erano certo i più potenti, per cui i loro rivali considerarono la loro fuga alla Roccia del Drago come un atto di resa, una ovvia codardia. Ma Daenys, la figlia vergine di Lord Aenar, in seguito nota in eterno come Daenys la Sognatrice, aveva avuto preveggenza della distruzione di Valyria per opera del fuoco. E quando, 12 anni più tardi, il disastro ebbe luogo, furono i Targaryen gli unici signori dei draghi a scampare. Tra l'altro, questa vicenda viene anche citata nel 5° volume, La danza dei draghi, quando Asha Greyjoy, che per coloro che seguono la serie TV è diventata Yara perché non si confondessero con Osha, ma vabbè, parla con suo zio Lord Roderick Harlow, e praticamente suo zio, che è un topo di biblioteca, è attirato da un libro in cui si parla esattamente delle profezie e dei sogni di Daenys la Sognatrice, figlia di appunto Aenar l'Esule. Quindi, anche se un pochino indirettamente, questa storia del mondo del ghiaccio e del fuoco viene poi citata anche nei libri delle cronache. Ma c'è anche un altro volume che non fa parte direttamente dei volumi finora usciti delle cronache del ghiaccio e del fuoco, in cui si parla dei sogni di Drago. Ecco, questo volume è Il Cavaliere dei Sette Regni. Il Cavaliere dei Sette Regni è una raccolta che vede per ora stati pubblicati 3 racconti: Il Cavaliere Errante, La Spada Giurata e Il Cavaliere Misterioso. Questi 3 racconti trattano delle avventure di Ser Duncan l'Alto ed Aegh,
ovvero Aegon V, principe Targaryen e futuro re, tra l'altro, Aegon V, chiamato l'improbabile. Proprio perché per linea dinastica non sarebbe toccato a lui il trono, teoricamente, ma prima a zii, fratelli, padre, eccetera, eccetera. Però nessuno di loro è diventato re e quindi, per sua fortuna o sfortuna, questo compito è in seguito passato a lui. Ma come stavo dicendo, in due di questi tre racconti sono presenti e vengono citati i sogni di Drago. Infatti, il fratello del piccolo Aegon, Daeron l'Ubriacone, quando vede Ser Danca all'alto in una locanda, lo indica, gli punta il dito contro e gli dice di stargli lontano perché l'ha sognato, aveva sognato un drago morto e lui, Ser Danca, appunto vivo di fianco a questo drago morto. Non vi voglio fare troppi spoiler nel caso voleste leggere il libro, anche perché i racconti sono molto carini e comunque, anche se non hanno dei personaggi direttamente collegati alla saga principale, gli avvenimenti sono risalenti a 90 anni prima rispetto al presente, in questo momento delle cronache, e ci sono comunque dei personaggi che sono collegati ad altri, e si cita anche Maestro Aemon, un Aemon giovanissimo che aveva appena preso i voti per la cittadella. E questo Ser Danca all'alto si dice anche che sia parente di Brienne di Tarth, perché a un certo punto lui fa dipingere uno scudo con un olmo e una stella, e questo stesso scudo viene poi ricordato da Brienne di Tarth nel quarto volume Banchetto per i Corvi in una delle sue memorie riguardanti casa, in cui cita questo scudo a Tarth. Quindi che siano parenti? La stazza lo suggerirebbe, diciamo. Anche nel terzo racconto, il Cavaliere Misterioso, vengono citati i sogni di Drago, anche perché Duncan ed Egg gli fa appunto da scudiero, cominciano a viaggiare in lungo e largo e vivono queste loro avventure fra tornei e quant'altro. Bene, Duncan ed Egg arrivano a un certo punto a Bianchemura, dove sta per tenersi un torneo, e qui vengono coinvolti loro malgrado in una specie di altra ed ennesima rivolta Blackfyre, perché ci sono degli uomini che fanno credere di essere dei semplici cavalieri e in realtà sono Blackfyre, o stanno complottando appunto contro il Trono di Spade per poter aiutare i Blackfyre a prendere il potere. Fra questi infatti c'è un uomo che a un certo punto fa come aveva fatto Daeron nel primo racconto e dice a Duncan di averlo sognato. Che cosa ha sognato esattamente? Ha sognato che Duncan ha un'armatura bianca che non è altro che l'armatura della Guardia Reale. Duncan all'inizio non capisce e anzi si mette a ridere e pensa che tutto questo sogno sia una frottola, tutto questo racconto sia un modo per prenderlo in giro, e non gli dà troppo peso. In realtà il sogno che viene fatto è un sogno molto importante per il futuro di Ser Duncan, perché effettivamente nel momento in cui Aegon V, il ragazzino che al momento gli fa da scudiero, diventerà poi re e salirà sul trono, ecco che Duncan farà parte della Guardia Reale di Aegon e quindi vestirà per forza un'armatura e un mantello bianco. Tra l'altro, in questo libro ci sono anche delle informazioni molto interessanti che possono tornare utili in realtà anche per comprendere altre cose e altri meccanismi delle cronache. Ovvero, viene detto che non tutti i Targaryen hanno i capelli biondo platino e quindi questo permette tranquillamente a Jon di essere credibile come Targaryen. Infatti a un certo punto il principe Baelor, Lancia Spezzata, viene descritto nel primo racconto con i capelli scuri. In verità non sembra neanche un Targaryen con quei capelli scuri. Si dice che abbia preso dalla madre, spiegò il ragazzo a Dank dopo che questi l'aveva reso partecipe dei suoi pensieri. Era una principessa dorniana. Quindi se Baelor Lancia Spezzata aveva i capelli scuri e non sembrava un Targaryen, merito sicuramente dei geni della madre dorniana, ecco che la stessa cosa di fatto accade a Jon con una madre del nord e quindi con caratteristiche quali gli occhi grigi e i capelli scuri. Non c'è perciò da sorprendersi se effettivamente Jon non assomiglia molto a Rhaegar. Anche perché sarebbe stato piuttosto pericoloso effettivamente per il giovane Ned Stark cercare di coprire dei caratteri genetici così particolari come occhi viola e capelli biondo platino. Diciamo che al vecchio Ned è andata piuttosto bene. Un'altra informazione molto interessante e particolare è che evidentemente c'è un rapporto tra il clima e i draghi e quindi tutta la magia del mondo. Come ho già detto nel video sul Night King e sugli estranei, sono sicura praticamente che ci sia un rapporto fra tutti questi esseri viventi, cioè i draghi, il Night King, gli estranei e le stagioni che non sono regolari. Il piccolo Aegon infatti dice una cosa molto interessante. Dalla morte dell'ultimo drago, le estati sono diventate più brevi e gli inverni più lunghi e più crudeli. Questa frase è interessante anche perché ci suggerisce che ci sia appunto questo rapporto.
Quello che penso è che ci debba essere una sorta di bilanciamento nel mondo fra queste due forze, la forza del ghiaccio e la forza del fuoco. Quindi che il potere del ghiaccio, degli estranei, il potere del fuoco dei draghi si debbano bilanciare in qualche modo. Uno squilibrio troppo evidente rischierebbe di far prevalere una delle due parti e questo potrebbe essere molto pericoloso per la popolazione di Westeros. E arriviamo quindi alle cronache del ghiaccio e del fuoco vere e proprie. Analizzerò alcuni paragrafi dei personaggi di Jon e di Daenerys. In quanto ormai sappiamo che Jon è un Targaryen, quindi non faccio più spoiler tecnicamente parlandovene. Prima però vi leggerò dei paragrafi che riguardano il personaggio di Daenerys. Vorrei dirvi una cosa: il personaggio di Daenerys nei libri è molto molto diverso rispetto al personaggio che è stato presentato nella serie TV. Sappiamo che nella serie TV c'è poco tempo, ogni personaggio non può essere descritto o rappresentato bene così come viene descritto o rappresentato nei libri. Anche perché il mezzo che viene utilizzato è diverso, il mezzo televisivo non prevede un'introspezione come possono essere i POV, ovvero i point of view dei personaggi che ci sono nei libri. Si riesce a comprendere meno la psicologia di un personaggio e a capirlo meno, a capire meno le sue scelte. Questo può essere un handicap della serie TV di Game of Thrones, anche perché appunto nei libri i capitoli sono scritti con il punto di vista del personaggio di cui si parla. Bisogna quindi tenere presente che non esiste un narratore onnisciente, ma che ogni personaggio ha una sua verità e non è detto che quella verità sia una verità universale. Ma parliamo quindi dei sogni di Drago di Daenerys. C'è un sogno che Daenerys fa che è molto ricorrente, ovvero Daenerys sogna una porta rossa. Ebbene, questa porta rossa è una porta che si trova, così lei dice, nella città di Braavos e lei ricorda di essere stata piccola e di essere stata in questa casa con fuori dalla finestra un albero di limoni. C'è qualcosa che però non mi torna nel ragionamento che fa Daenerys e a breve vi spiegherò perché. Forse era vero, forse il drago ricordava. Dany invece non ricordava. Non aveva mai visto la terra che suo fratello diceva appartenesse loro. Il regno al di là del mare stretto. Viserys aveva 8 anni quando erano stati costretti a fuggire da Approdo del Re, ritirandosi di fronte all'avanzata degli eserciti dell'usurpatore. A quel tempo, Daenerys non era nient'altro che una fiammella di vita nel ventre di sua madre. Eppure suo fratello le aveva parlato tanto spesso di quel tempo, che esistevano momenti in cui Dany cercava di immaginare, di vedere. La fuga notturna fino alla roccia del drago, la luce della luna che scivolava sulle vele nere della nave. Suo fratello Rhaegar che combatteva l'usurpatore nelle acque del Tridente arrossate dal sangue e moriva nel nome della donna che amava. Il saccheggio di Approdo del Re da parte dei Lord Lannister e Stark, i cani dell'usurpatore, li chiamava Viserys. La principessa Elia di Dorne che invocava misericordia, l'erede di Rhaegar che le veniva strappato dal seno e ucciso davanti ai suoi occhi, le orbite vuote dei lucidi teschi degli ultimi draghi nella sala del trono, sguardi ciechi che osservavano all'opera lo sterminatore di re, testimoni silenziosi mentre la lama di una spada d'oro squarciava la gola del re suo padre. Daenerys era nata alla Roccia del Drago 9 lune dopo tutto questo, nel corso di un uragano estivo talmente violento da spaccare quasi l'isola in due. Dicevano che fosse stata una tempesta spaventosa. La flotta Targaryen era stata distrutta ancora alla fonda. Enormi blocchi di pietra erano piombati nelle acque ribollenti del mare stretto. Sua madre era morta nel darla alla luce e per questo suo fratello non l'aveva mai perdonata. Non riusciva a ricordare neppure la Roccia del Drago. Erano fuggiti di nuovo, appena prima che il fratello dell'usurpatore prendesse il mare con la nuova flotta. A quel punto, la Roccia del Drago, antica residenza della casa Targaryen, era tutto quanto rimaneva dei 7 regni che un tempo a essa erano appartenuti. Nemmeno questo era però destinato a durare. La guarnigione aveva deciso di vendere entrambi i bambini all'usurpatore, ma una notte Sir Willem Derry e 4 uomini fidati si erano introdotti negli appartamenti reali e li avevano portati via assieme alla balia, alzando le vele nel cuore della notte e dirigendosi verso la sicurezza della remota costa bravosiana. Sir Willem era il solo di cui Daenerys conservasse un vago ricordo, una montagna d'uomo, capelli e barba grigi, mezzo cieco, che aveva continuato a gridare ordini perfino dal letto di morte. I suoi servi vivevano nel terrore di lui, ma con Daenerys era sempre stato gentile, addirittura delicato. La chiamava piccola principessa, qualche volta mia signora. Le sue mani erano soffici come cuoio vecchio, ma non poteva lasciare il letto. Il sentore della malattia era con lui giorno e notte, un odore pungente, dolciastro, viscido. Era il tempo in cui vivevano a Braavos, nella grande casa dal portale dipinto di rosso. Dany aveva una stanza tutta sua, con un albero di limoni appena fuori dalla finestra. Quando Sir Willem era morto, i servi avevano rubato il poco denaro rimasto ai due ragazzi e li avevano gettati in strada. Dany ricordava di aver pianto,
quando i battenti del portale rosso si erano chiusi per sempre dietro di loro. Così erano cominciati i loro vagabondaggi. Da Bravos a Mir, da Mir a Tirosh, a Kor, a Volantis, a Lys, senza mai fermarsi nello stesso posto per troppo tempo. Suo fratello non lo permetteva, i sicari dell'usurpatore continuavano a incalzarli, diceva, anche se Dany non aveva mai visto nessuno. All'inizio, magistri, governatori e principi mercanti si erano dichiarati onorati di poter ospitare gli ultimi Targaryen nella loro casa, di averli alla loro tavola. Ma con il passare degli anni, con l'usurpatore che continuava a sedere sul trono di spade, le porte si erano via via chiuse e la loro esistenza si era fatta dura. Molto tempo prima erano stati costretti a vendere i pochi resti del tesoro del loro regno perduto e ormai perfino i denari ottenuti dalla corona della regina loro madre erano finiti. Il re mendicante, così veniva chiamato suo fratello nei vicoli luridi e nelle taverne maleodoranti di Pentos. Daenerys non voleva sapere in quale modo chiamavano lei. Un giorno sarà di nuovo tutto nostro, dolce sorella. Le mani di Viserys tremavano ogni volta che le faceva quella fatidica promessa. I gioielli e le sete, la roccia del drago e approdo del re, il trono di spade e i sette regni. Tutto quello che ci è stato preso, noi torneremo a possederlo. Viserys non aspettava altro, non vedeva altro, non voleva altro. Tutto quello che Daenerys voleva, invece, era la grande casa dal portale rosso, con l'albero di limoni fuori dalla finestra, e quell'infanzia che non aveva mai conosciuto. «Non voglio essere la sua regina», disse quasi senza rendersene conto, con una voce sottile e sottile. «Viserys, ti prego, non voglio, portami a casa». «Casa?» Adesso la voce del re mendicante era piena di furore e stento represso. «E dov'è la nostra casa, dolce sorella? Ce l'hanno portata via, la nostra casa». Questo è il primo paragrafo in cui parla Daenerys, in cui lei racconta ciò che è stato, ciò che Viserys le ha raccontato, anche perché Daenerys era troppo piccola per ricordarsi e per sapere tutto. Tutto ciò che Daenerys sa della propria famiglia arriva da Viserys e dai suoi racconti. Teniamo presente che Viserys però non era una persona molto a posto con la testa, anzi tutto quello che interessa a Viserys è una cosa sola, il trono di spade. Trono che peraltro non sembra interessare alla piccola Daenerys, che qui all'inizio della saga dei libri ha 13 anni. Daenerys vorrebbe semplicemente vivere quell'infanzia che non ha mai avuto e tornare in questa casa in cui viveva con suo fratello Viserys e Sir Willem Derry, che era un lealista Targaryen e che riuscì a portare i bambini in salvo dall'altra parte del mare stretto. Per qualche anno i bambini vivono con Sir Willem Derry a Braavos. E qui Daenerys dice di ricordare questa casa con questo portale rosso e un albero di limoni fuori dalla finestra. C'è un piccolo problema però. I limoni a Braavos non crescono. Ci sono diversi capitoli in cui emerge questo elemento. I limoni nascono solamente a Dorne e questa cosa emerge in due capitoli. Nel momento in cui Arya si trova in una locanda con gli uomini della fratellanza senza vessilli, in cui si parla dei limoni e c'è la ragazza che cucina che chiede stizzita se quella gli sembra Dorne, quindi è evidente che i limoni evidentemente si debbano trovare solo a Dorne. Ma c'è anche un altro capitolo, un capitolo di Tyrion, in cui fa un giochino simpatico con Podrick. Stanno arrivando infatti gli uomini del contingente dei Martell, del contingente di Dorne, e ci sono i diversi stendardi con i simboli delle varie casate. Ecco, c'è uno stendardo viola con dei simboli gialli e Podrick indovina che sono limoni e dice a Tyrion di quale casata appartiene. E alla fine si tratterà di Casa Dalt di Bosco dei Limoni, che appunto è di Dorne. Non solo però possiamo chiarire che gli alberi di limoni evidentemente crescono a Dorne e non altrove. Possiamo anche chiarire come a Braavos non possano crescere alberi di limoni. Infatti c'è un piccolo paragrafo di Arya Stark quando arriva a Braavos in cui emerge questa cosa. E Arya nota proprio questo, che non ci sono alberi. Braavos è una cittadina fatta di pietra che si riflette in un mare verde. La mia domanda era: questo di Daenerys è un ricordo oppure è un sogno di drago? Oppure può essere un miscuglio fra i due? Quindi può essere che Daenerys in realtà da piccola sia cresciuta davvero con Willem Derry e Viserys per qualche anno in questa casa dal portale rosso, ma forse il portale rosso era l'unica cosa che Daenerys si ricordava effettivamente di quella casa. Il mio sospetto è che in realtà questo sia un sogno di drago e la bambina che vede Daenerys non sia se stessa da piccola, ma sia sua figlia.
E voi mi chiederete: ma questo vuol dire che Daenerys finirà a vivere a Dorne? La mia risposta è: non è detto. Quello che penso in realtà è che alla fine dell'ottava stagione, così come anche alla fine dell'intera saga, ci sarà un cambiamento climatico importantissimo, per cui con la fine degli estranei nei libri e la morte del Night King nella serie TV, questo cambiamento climatico riporterà il verde e la natura a espandersi anche in zone dove prima probabilmente c'era solo ghiaccio. Le stagioni torneranno ad essere normali e non più irregolari come sono state finora. Quindi probabilmente questi alberi di limoni potrebbero anche crescere in zone dove prima non era possibile che crescessero. In ogni caso, appunto, è chiarissimo come qui Daenerys mostri di non avere intenzione di sposare Khal Drogo, a lei non interessa, lei vuole semplicemente vivere felice e serena a casa, mentre invece si ritrova ad avere un fratello che la vende ai Dothraki e che non è interessato ad altro se non al Trono di Spade. Tra l'altro, Viserys in realtà per diversi anni ha trattato bene Daenerys finché erano piccoli. A un certo punto però la sua sete di potere e il suo desiderio di vendetta nei confronti dell'usurpatore è diventato così forte che ha perso di vista tutti i rapporti umani e il rapporto con la sorella, per poi trasformarsi in un essere subdolo e meschino interessato solamente al Trono di Spade. Daenerys fa anche altri sogni riguardanti questa porta rossa. Questi sogni li fa nel momento in cui purtroppo perde Rhaego, il bambino che aspettava di Khal Drogo, e Mirri Mazdur praticamente le tira via il bambino dal grembo, perché il bambino in sostanza nasce morto. E tra l'altro con un aspetto anche orribile, mezzo umano, mezzo rettile, non si capisce bene, mezzo drago. I sogni della febbre furono pieni di ombre, pieni di ali. Tu non vuoi risvegliare il drago, vero? Camminava per un lungo corridoio sotto alte arcate di pietra. Non poteva, non doveva voltarsi indietro. C'era una porta alla fine del corridoio, piccola nella distanza, ma anche da tanto lontano vide che era rossa. Camminò più in fretta e i suoi piedi lasciavano sulla pietra impronte insanguinate. Tu non vuoi risvegliare il drago, vero? Viserys era in piedi di fronte a lei e urlava. Il drago non implora, puttana. Tu non comandi il drago. Io sono il drago. E io sarò incoronato. Oro liquefatto incandescente colava lungo il suo volto come cera. Scavava nella sua carne profonde scanalature. Io sono il drago. E io sarò incoronato. Strillava e le sue dita schioccavano come serpenti. Mordevano i suoi capezzoli. Stringevano, torcevano, perfino mentre i suoi occhi esplodevano e gli scorrevano giù per le guance disseccate e annerite dal calore. Non vuoi risvegliare il drago. La porta rossa era così lontana e alle sue spalle sentiva un respiro gelido. Se l'avesse raggiunta, la sua morte sarebbe stata qualcosa di peggio di una semplice morte. Sarebbe stato un interminabile ululato nelle tenebre. Cominciò a correre. Non vuoi risvegliare il drago. Sentì il calore dentro di sé, un terribile incendio nel ventre. Suo figlio era alto, orgoglioso, aveva la pelle ramata di drogo, i capelli argentei e oro di lei, occhi viola a mandorla. Suo figlio le sorrise e sollevò una mano per toccarla, ma quando aprì la bocca scaturirono fiamme. Anche suo cuore dentro il petto era in fiamme. Poi anche lui svanì, come una fragile falena annientata da una candela, incenerita dal fuoco. Pianse per suo figlio, per la promessa perduta di dolci labbra sul seno, ma al contatto con la pelle le lacrime si tramutarono in vapore. Vuoi risvegliare il drago? Petri affollavano il corridoio, indossavano le vesti dei re, tutte sbiadite, stracciate. In pugno stringevano spade dalle lame di fiamma pallida. Avevano capelli d'argento e d'oro e di platino, e i loro occhi erano opale e ametista e tormalina e giada. Più in fretta, urlavano gli spettri, più in fretta, più in fretta. Lei continuava a correre. E la pietra si liquefaceva nel calore divorante del tocco dei suoi piedi. Più in fretta, gridavano in coro, e lei urlava, si gettava in avanti. Un grande coltello di dolore le affondò nella schiena, e sentì la pelle squarciarsi, e al naso le giunse il lezzo del sangue che brucia, e vide l'ombra di ali. Daenerys Targaryen spiccò il volo. Risvegliare il drago. La porta appariva in lontananza, di fronte a lei, la porta rossa, vicina, vicinissima. Attorno a lei il corridoio era adesso indistinto. Dietro di lei il gelo stava recedendo, la pietra era scomparsa, e lei volò al di sopra del mare Dothraki sempre più in alto. L'erba che si increspava sotto di lei, e quando l'ombra delle sue ali ombreggiò la terra, tutto ciò che viveva, tutto ciò che respirava, fuggì nel terrore. Sentì l'odore di casa, la vide, là, appena al di là di quella porta, distese verdi, e grandi case di pietra e braccia in grado di darle calore. Là, spalancò l'ultima porta. Il drago, e vide suo fratello Rhaegar, in sella uno stallone nero come la sua armatura. Dietro la sottile feritoia del suo elmo ardeva il fuoco. L'ultimo dei draghi, disse la voce di Ser Jorah, poco più di un sussurro. L'ultimo, l'ultimo,
Daenerys sollevò la celata di lucido acciaio nero. Il volto dietro di essa era il suo stesso volto. Ma dopo questo, per molto tempo, non ci furono altro che il dolore e l'incendio all'interno del suo ventre e gli incomprensibili sussurri delle stelle. Allora, come detto, quindi questo capitolo riguarda i sogni di Drago di Daenerys nel momento in cui lei purtroppo perde il bambino e quindi si ritrova debilitata dalla febbre e comincia questo percorso onirico in cui sogna di continuo questa porta rossa. Continua a spalancare questa porta rossa ogni volta, viene inseguita da questo gelo e pensa che se questo gelo dovesse raggiungerla lei morirebbe e rimarrebbe nell'oscurità per sempre. Vede il suo rego cresciuto, bello, con le caratteristiche di Drogo e le sue stesse caratteristiche, e purtroppo lo vede anche disfarsi sotto i suoi occhi. Ad un certo punto ci sono anche delle figure che sembrano incitarla. Queste figure hanno capelli color dell'oro, dell'argento e del platino e, a parer mio, non sono altri che i suoi stessi antenati, quindi uomini e donne Targaryen che la stanno incitando ad andare avanti. Ad un certo punto sente anche un dolore nella schiena ed è in quel momento che Daenerys si rende conto che riesce a volare. Quindi lei di fatto sembra essere davvero l'ultimo dei draghi e non suo fratello Rhaegar, anche perché lei vede suo fratello Rhaegar a un certo punto con l'armatura e alzando la sua celata si rende conto che il viso sotto l'elmo non è altro che il suo e non quello del fratello. Ci sono anche delle parole molto interessanti che sono quelle che riguardano questa distesa verde e questo odore di casa e delle braccia che la proteggeranno e saranno in grado di darle calore. Ora, sappiamo benissimo già dal secondo volume, che in realtà è stato scritto negli anni 90, che l'idea della Jonerys, ovvero di Jon e Daenerys insieme, non è un'idea per puro fanservice, come molti pensano, ma in realtà era un'idea che Martin aveva già sviluppato e aveva già inserito nelle visioni della Casa degli Eterni nel momento in cui viene citato il fiore azzurro che nasce dalla barriera di ghiaccio. Quindi già in questa visione viene di fatto prefigurato il futuro di Jon e Daenerys insieme, nulla di cui stupirsi, per cui rileggendo questi capitoli forse questa può essere in realtà un'indicazione di ciò che potrebbe accadere in futuro. Cosa appare chiaro però in questa visione di Daenerys? Beh, appare chiaro che in realtà Daenerys stia cercando di tornare disperatamente a casa. Lei sente proprio il bisogno di tornare a casa perché non ne ha avuta una, perché provate a immaginarvi di mettervi nei suoi panni. Due fratelli di cui uno continua a molestarla e ad abusarne quasi anche sessualmente. L'altro fratello maggiore, quello che era buono, il destinato a diventare re dei Sette Regni, principe saggio e valoroso, così dicevano, morto in giovane età e quindi e ben prima di conoscere Daenerys stessa. La madre, la regina Rella, muore di parto e il re Aerys, beh, ormai era completamente folle, quindi decisamente non sarebbe stato un buon padre. Daenerys si ritrova praticamente da sola a crescere con un fratello che appunto all'inizio si comportava bene con lei e poi inizia a perseguitarla e a farle paura. Arriva persino a venderla a un signore dei cavalli Dothraki pur di avere una promessa di un esercito per poter tornare e riprendersi il trono di spade a Westeros. Quindi è chiaro come Daenerys cerchi costantemente di affidarsi poi nei libri a figure molto più anziane e sagge, quali inizialmente Ser Jorah e successivamente Ser Barristan Anselmi. Nel secondo volume delle cronache, quando c'è la Casa degli Eterni, abbiamo un'ennesima citazione a questa porta rossa, in cui c'è questa bambina che corre con i piedi nudi verso questa grande casa dalla porta rossa. E Daenerys appunto è convinta di essere lei stessa. Nel terzo volume c'è poi un paragrafo in cui Daenerys sogna di essere Rhaegar. Quella notte sognò di essere Rhaegar, sognò di cavalcare verso il tridente, ma era un drago che cavalcava, non un cavallo. Quando vide l'esercito ribelle dell'usurpatore schierato sulla riva opposta del fiume, con le armature fatte di ghiaccio, lei li irrorò di fuoco di drago, sciogliendoli come rugiada, tramutando il tridente in un fiume in piena. Una parte di lei era consapevole che si trattava di un sogno, ma un'altra parte esultava. È così che deve essere. L'altro era un incubo, dal quale solo ora io mi sto svegliando. Daenerys sogna di essere Rhaegar e in realtà poi si ritrova non su un cavallo appunto, ma su un drago e di sputare fiamme e fuoco sopra l'esercito dell'usurpatore, ma questo esercito è fatto di uomini di ghiaccio. Non vi sembra un po' strano? Penso proprio che possa essere un'indicazione di un futuro che deve ancora avverarsi e quindi che Daenerys nei libri, così come è avvenuto nella serie TV, si ritroverà a un certo punto faccia a faccia
traccia con l'esercito dei non morti e sarà ad orso di drago. Questi che vi ho citato finora sono i paragrafi principali in cui si capisce un pochino di più di Daenerys e soprattutto viene nominata questa porta rossa costantemente, come avete notato, e penso che in realtà appunto questa porta rossa possa essere in realtà anche un ricordo, possa davvero esserci stata una casa dalla porta rossa in cui lei ha vissuto a Braavos con suo fratello e con Sir Willem Derry per un certo periodo di tempo. Ma ciò che penso realmente è che in realtà questo suo ricordo si mischi anche un pochino con il suo futuro. Come detto prima, sappiamo già che Daenerys e Jon si incontreranno e si innamoreranno. Penso e spero che anche nei libri avvenga questo avvicinamento fra Jon e Daenerys, magari molto meno versione soap opera rispetto alla serie TV, ma che comunque per i due ci sia un lieto fine. Non voglio infatti pensare che Daenerys debba per forza morire di parto come è successo a sua madre Rella e alla madre di Jon e alla madre di Tyrion, ma vorrei un lieto fine visto che è un personaggio che fin dall'inizio è stato abbastanza vessato e torturato. In ogni caso vorrei interpretare comunque anche altri piccoli paragrafi che ci sono qua e là nei libri delle cronache per spiegarvi meglio il personaggio di Daenerys e quale sia il suo fine. A dispetto del parere di molti, non credo che Daenerys si siederà sul trono di spade alla fine della Grande Guerra. E questo a prescindere dal fatto che Approdo del Re possa esplodere o che il trono di spade possa venire distrutto, come penso in realtà che accadrà. Non penso neanche che Daenerys possa morire nella lotta contro gli estranei o il Night King. O almeno questo è quello che mi auguro. Sono abbastanza sicura che Daenerys non verrà incoronata regina di Westeros, ma credo anche che questo avverrà, anzi non avverrà, proprio per la sua stessa volontà. Anche perché intimamente quello che desidera non è il trono, ma sono una casa e una famiglia. E questo è ciò che la rende diversa da tutti gli altri personaggi, anche perché lei una vera famiglia non l'ha mai avuta. Per darvi un'idea, sì, Tyrion era disprezzato dal padre e dalla sorella, ma comunque aveva un fratello che amava, Jamie. Jon è sempre stato disprezzato da Catelyn Stark, ma comunque andava molto d'accordo con sua sorella Arya, anzi ormai cugina Arya, e anche con Robb. Anche la stessa Cersei comunque ha avuto una famiglia, ha avuto l'amore del padre e l'amore del fratello, Jamie. Forse anche un po' troppo amore. Per quanto riguarda invece Daenerys, effettivamente l'unico membro della sua famiglia che lei abbia mai incontrato è stato proprio Viserys. Ma Viserys era fisicamente e mentalmente opprimente come personaggio. E ci sono anche persino delle sfumature di vero e proprio abuso sessuale. Infatti la trattava più come una sua proprietà che come una persona. Eppure, nonostante gli abusi, lei ha sempre avuto verso il fratello comunque un sentimento di amore e di affetto che purtroppo provano tutte quelle persone che vengono abusate per tanti anni e che comunque continuano ad amare queste persone che fanno loro del male, non comprendendo poi di fatto che il vero amore è qualcosa di più che semplice abuso e violenza. Tanto infatti che lei non riesce a odiare suo fratello Viserys nemmeno nel momento in cui viene minacciata da lui. Anche se poi alla fine farà la cosa giusta e accetterà che Drogo gli rovesci dell'oro colato in testa. Tra l'altro Viserys ha anche cresciuto Daenerys con una visione molto distorta di ciò che significa essere un Targaryen e di ciò che è loro di diritto o meno. Anche perché tutto ciò che Viserys racconta a Daenerys è basato sui suoi ricordi di infanzia, su ciò che gli è sempre stato detto e gli è sempre stato tramandato. Di conseguenza Viserys fa un po' un lavaggio del cervello a Daenerys nei primi anni di vita. Un buon esempio di questo è il fatto che Viserys racconti a Daenerys di Rhaegar, di come fosse questo grandissimo guerriero, quando poi in realtà Daenerys, molto più avanti nella storia, scopre grazie a Barry Stanselmi che in realtà Rhaegar amava anche la musica, amava suonare e non era proprio così bravo come guerriero e neppure gli piaceva combattere. Quindi tutte le conoscenze di Daenerys, tutto quello che inizialmente sa sui suoi diritti di Targaryen, proviene da Viserys e tutte queste conoscenze sono connesse esclusivamente al desiderio di Viserys di tornare a casa e di tornare per regnare sul trono di spade. In sostanza, malgrado Daenerys passi nella serie TV per una donna interessata solamente al trono e al potere, in realtà Daenerys nei libri non ha mai voluto il trono. Ha sempre voluto e desiderato solamente tornare a casa e avere una famiglia. Lei era cresciuta aspettandosi che suo fratello diventasse re e probabilmente si era anche messa l'anima in pace pensando che a un certo punto lei stessa avrebbe sposato Viserys, sarebbe diventata sua moglie.
perché così i Targaryen hanno sempre fatto. E questo è chiarissimo quando Daenerys, prima di sposare Drogo, dice appunto a Viserys che lei non vuole diventare la regina di Drogo, ma vuole semplicemente andarsene a casa. In ogni caso, Daenerys comunque alla fine sposa Khal Drogo e i due, per fortuna, cominciano anche a innamorarsi l'uno dell'altra. Quindi Daenerys inizia a trovare un suo equilibrio nella nuova vita insieme a Khal Drogo e nel momento in cui scopre di essere incinta è anche contenta perché potrà avere una famiglia tutta sua. Se pensate, nel momento in cui Daenerys perde il bambino, perde anche Khal Drogo perché è costretta a soffocarlo visto che ormai era diventato un vegetale, dopo la magia del sangue di Mirri Mazdur, cosa decide di fare Daenerys? Decide di suicidarsi, di fatto. Fa costruire questa enorme pira dove il corpo di Drogo viene cremato e lei a un certo punto si getta nella pira. L'unico problema, se così vogliamo chiamarlo, è che Daenerys in quel momento non muore, anzi rinasce, diciamo, dalle ceneri e insieme a lei nascono anche tre draghi, dalle sue uova di drago che le erano state regalate al matrimonio da Magistro Illyrio. Nel momento in cui rinasce però si ritrova da sola di fatto. Certo, ci sono Jorah e i suoi cavalieri di sangue che sono rimasti, pochissime persone del Khalasar di Drogo che sono rimaste, per lo più anziani, vecchi e malati, e decide quindi di sostituire il sogno di avere una famiglia con qualcos'altro, ovvero riprendersi il trono di spade. Questo desiderio però è chiaro che non è un suo desiderio, ma è un desiderio che il fratello le ha trasmesso. Prende così la decisione di voler ridare gloria al nome della famiglia Targaryen e riprendersi questo famosissimo trono di spade che suo fratello continuava a citarle, anche perché viene fatto il lavaggio del cervello. Infatti Daenerys comincia a pensare che questo trono di spade sia di sua proprietà solamente perché negli ultimi 300 anni la sua famiglia ci si è seduta sopra. Non era quello che inizialmente voleva e lo dimostra il fatto che a Meereen fosse per lo più infelice. Infatti Daenerys, quando arriva e libera tutte le città della Baia degli Schiavisti, che sono Yunkai, Astapor e Meereen, alla fine si stabilisce a Meereen per un certo periodo. Questa cosa accade sia nella serie TV sia nei libri. La differenza però è che nei libri chiaramente noi sappiamo quello che pensa Daenerys, nella serie TV no, e quindi capiamo perfettamente quali siano i suoi pensieri in merito al regnare. E la verità che emerge è che Daenerys è infelice quando si trova a Meereen. Se io non fossi il sangue del drago, questa potrebbe essere la mia casa, si ritrovò a pensare. Lei era una Khaleesi, aveva un uomo forte come compagno e un puro sangue veloce come cavalcatura. Aveva ancelle che la servivano, guerrieri che la proteggevano, un posto d'onore ad attenderla nel Dosh Kalin quando fosse diventata vecchia. E nel suo ventre stava crescendo un figlio che un giorno avrebbe cavalcato il mondo. Per qualsiasi donna tutto questo sarebbe stato più che sufficiente, ma non per il drago. Suo fratello Viserys non c'era più e adesso era lei l'ultima rimasta, in assoluto. Daenerys Targaryen, nata dalla tempesta, seme di re e di conquistatori. Anche la vita dentro di lei era lo stesso seme, non doveva dimenticarlo. In questo piccolo paragrafo Daenerys è incinta e suo fratello Viserys ormai non c'è più perché è stato ucciso da Drogo. Lei è molto combattuta in realtà, è combattuta tra la famiglia che può avere e che spera di avere e il fatto di dover tornare a Westeros per conquistare il trono di spade. Quindi c'è questo dualismo tra ciò che lei vuole davvero e la parte del lavaggio del cervello che le è stata fatta dal fratello. Addirittura nel volume 5 ci sono due paragrafi in cui Daenerys rinuncerebbe alla sua corona pur di stare con Daryon Aris e quello che a lei interessa non è essere una regina, ma semplicemente stare con l'uomo della sua vita e avere una famiglia. «Che c'è?» esclamò mentre Eri la scuoteva gentilmente per una spalla. Fuori era notte fonda. Capì all'istante che c'era qualcosa che non andava. «Si tratta di Dario? Che è successo?» Nel suo sogno erano marito e moglie, gente semplice che faceva una vita semplice in un'alta casa di pietra con la porta rossa. In sogno, Dario le aveva baciato tutto il corpo, la bocca, il collo, i seni. Se Daenerys Targaryen fosse stata una donna come tutte le altre, non avrebbe chiesto di meglio che passare la vita ad accarezzare Daryon Aris, sfiorare le sue cicatrici, facendosi raccontare in che modo se le era procurate. «Rinuncerei alla mia corona se solo lui me lo chiedesse», pensò. Ma Dario non gliel'aveva chiesto, e non gliel'avrebbe chiesto mai. Dario poteva sussurrarle parole d'amore quando loro due erano una cosa sola, ma lei sapeva che in realtà amava la regina dei draghi. «Se io dovessi rinunciare alla corona, lui rinuncerebbe a me». Inoltre, i re che perdevano la corona spesso perdevano anche la testa. Dany non vedeva alcuna ragione perché le regine dovessero fare eccezione. Quindi da questi due piccoli paragrafi traspare come appunto lei sia più interessata a una vita sentimentale piuttosto che a una vita da regnante. Questo purtroppo però nella serie TV non traspare. Tutti questi dialoghi interiori e appunto tutti i sogni di Drago sono stati tagliati, sono stati completamente eliminati.
Quindi posso capire che chi segue solamente ed esclusivamente la serie TV e non abbia letto i libri possa pensare a Daenerys Targaryen in un modo e avere un'idea distorta del personaggio, che il più delle volte è molto più deciso, più autoritario e rigido di quanto lo sia nei libri. Infatti nei libri è molto più afflitta da dubbi e da rimorsi. Però penso che un piccolo spiraglio possa esserci in realtà e possa esserci proprio nella visione della Casa degli Eterni. Se ricordate, nella visione della Casa degli Eterni, nella puntata 2x10, noi vediamo Daenerys che attraversa la Sala del Trono, che ormai ha la volta completamente distrutta, e c'è della neve che sta cadendo. Lei a un certo punto si avvicina al trono, sta per toccarlo e poi se ne va. Vede la barriera, cammina oltre la barriera e qui trova una tenda in cui ci sono Khal Drogo e suo figlio Rego. Khal Drogo qui le dice di rimanere, ma lei dice che non può rimanere con loro e quindi a malincuore se ne va. Possiamo ipotizzare che questa scena in realtà sia una scena molto metaforica e che vada a delineare degli eventi futuri. Possiamo quindi leggerla in due modi. In primo luogo, Daenerys abbandona la conquista del trono proprio quando questo si trova a portata di mano e decide di combattere oltre la barriera con il suo nuovo amore, e quindi Jon Snow. Oppure c'è un secondo metodo di lettura, diciamo, dell'episodio, in cui Daenerys, dopo la devastazione della Grande Guerra, decide di non sedersi sul trono di spade e di non governare, ma preferisce quindi vivere la sua nuova vita con Jon Snow e con la sua nuova famiglia, ovvero appunto Jon e questo figlio o figlia che dovrà nascere. Per i motivi detti prima, e quindi per il fatto che Daenerys continui a vedere questa bambina in sogno, che io penso che non sia completamente lei, ma che appunto possa essere un'immagine del suo futuro, spero che questo bambino che lei dovrà partorire nell'ottava stagione, quindi vedremo anche se succederà anche nei libri, spero che possa essere una femmina. Ora, io mi auguro che non succeda una cosa. Se dovesse nascere maschio, spero che non lo chiamino Ned o Rhaegar, perché sarebbe ridicolo. Tanto quanto se nascesse femmina, spero che non la chiamino Lyanna, perché sarebbe altrettanto ridicolo. Questa cosa mi ricorderebbe un pochino il finale di Harry Potter, in cui mi sono cadute le braccia perché onestamente i nomi che hanno dato ai loro figli sono i nomi più brutti che siano mai esistiti. Ma questa è un'opinione personale e a me non è piaciuta tutta quella sfilza di nomi pseudo-latini che tanto piacciono agli inglesi. Se proprio devono chiamare sta bambina o sto bambino, beh, che lo chiamino in un altro modo. Rhaegar ancora, piuttosto preferirei Rella allora come femmina, la mamma, ovvero il nome della mamma di Daenerys. E anche della nonna di Jon, tra l'altro. E qui mi riallaccio alla mia teoria sul disgelo, che perlomeno nella serie TV sembra già avere una certa validità, in quanto noi vediamo nelle visioni di Bran e poi successivamente che lo stesso luogo, ovvero il punto dove si trova la montagna Punta di Freccia, quando Night King è stato trasformato era una zona verde lussureggiante e successivamente diventa una zona piena di ghiaccio e di neve. Mi aspetto quindi che a fine stagione ecco il clima cambi radicalmente, al punto da permettere magari a delle piante come gli alberi dei limoni a crescere, se curati bene, anche in altri punti che non siano per forza Dorn, ma magari anche più a nord. Anche se appunto questi alberi di limoni poi di fatto vengono citati per il momento solo nei libri. Mi sono ormai convinta che in realtà Martin non voglia far diventare Jon e Daenerys re e regina, ma che preferisca regalare loro, dopo mille peripezie, mille tragedie personali e mille battaglie, una vita futura felice e serena. Come già detto precedentemente, appunto, nel video sulla Casa degli Eterni trattavo dell'argomento di Jon come futuro compagno di Daenerys e ammetto che nella serie TV questo avvicinamento tra Jon e Daenerys sia avvenuto e sia stato mostrato in modo anche piuttosto raffazzonato. Ma sono sicura che comunque questo loro avvicinamento ci sarà proprio anche nei libri. Nessuno dei due, a parer mio, siederà su quel trono. Credo che il trono verrà distrutto e che piuttosto potrà esserci un concilio di persone che governeranno Westeros e i regni che probabilmente verranno in un certo senso riorganizzati. L'unica sfumatura che possiamo notare del cambiamento di Daenerys è che nella settima stagione lei passa a dire a Jon che lei è nata per regnare e lo farà, e arriverà a dire a Jon qualche puntata più tardi, dopo aver perso Viserion contro Night King, che spera di meritarsi la fiducia di Jon e degli uomini del Nord. Purtroppo questo cambiamento non è stato avvertito moltissimo dai fan ed effettivamente non è che fosse molto chiaro, lo ammetto.
Ma diciamo che questo cambiamento è l'unica cosa che per il momento mi ricorda molto di più il personaggio di Daenerys dei libri. Parlando invece del personaggio di Jon, ecco, i suoi sogni di drago sono sogni di drago molto più concentrati su determinati argomenti. Jon sogna spessissimo le cripte di Grande Inverno, sogna che i re dell'inverno non lo vogliono accogliere a casa Stark e questi re dell'inverno si rivoltano contro di lui dicendogli che lui non fa parte di quel luogo e che se ne deve andare. Ogni volta che Jon si ritrova nelle cripte comincia a urlare, sente di avere paura e si aggira nel castello, ma non c'è nessuno. Quindi non molto lontano come sogno di drago o sogno di lupo, anche perché Jon, avendo sia sangue Stark sia sangue Targaryen, ecco, può fare sia dei sogni di drago che dei sogni di lupo, quindi la magia in Jon è doppiamente potente. In ogni caso, qualunque tipo di sogno faccia Jon, è chiaro come alcuni possano essere sogni premonitori. I re dell'inverno gli dicono di non essere uno Stark ed effettivamente lui non è uno Stark. E in ogni caso, Grande Inverno non è il suo posto. C'è anche un momento in cui Jon purtroppo ricorda di una vicenda accaduta quando era piccolo. Stava giocando con Rob nel cortile del castello, stavano giocando a interpretare dei ruoli e ogni volta che giocavano, appunto, interpretavano un ruolo diverso, un personaggio diverso, fino a quando Jon un giorno non finge di essere Lord di Grande Inverno. Rob, che fino a quel momento era stato al gioco, si indispettisce un attimo e gli dice: "No, tu non puoi essere il Lord di Grande Inverno. Non potrai mai essere Lord di Grande Inverno perché sei nato bastardo." E questa vicenda nel cuore di Jon è rimasta, quindi Jon è segnato da questo rifiuto, per modo di dire, di Rob di riconoscerlo come facente parte della sua famiglia. Per concludere comunque questa breve parte di Jon, c'è un paragrafetto in cui Jon sogna sua madre. Quel pensiero continuava a rimbalzare, instancabile e ostinato, nella mente di Jon, ma la realtà era che lui, di sua madre, non sapeva nulla. Eddard Stark non aveva mai detto una parola su di lei. Eppure, Jon la sognava tanto spesso da riuscire quasi a vederne il viso. E nei suoi sogni, sua madre era bellissima, di origini nobili, con occhi pieni di gentilezza. Quindi questa piccola visione può essere letta in due modi, può essere una speranza di Jon che sua madre in realtà non fosse una prostituta, ma che fosse una donna di nobili origini, oppure sia effettivamente un sogno di lupo o un sogno di drago, in cui Jon riesce effettivamente a vedere qual è più o meno la vera identità di sua madre, per quanto appunto non sappia che è Lyanna Stark, ma pensa a lei come una donna di nobili origini e bellissima. E ora un piccolissimo excursus su Tyrion. Cosa sappiamo di Tyrion? Potrebbe Tyrion essere una delle tre teste del drago? Ricordate una cosa: nella serie TV Tre teste ha il drago non viene mai citata come frase, viene citata solamente nei libri, quindi attenzione a non confondervi. Nei libri questa frase viene citata solo due volte: viene citata da Maestro Aemon sul letto di morte mentre sta andando alla cittadella con Sam e Gilly. E viene citata da Rhaegar Targaryen nella visione della Casa degli Eterni di Daenerys. Benissimo. Tre teste al drago. Sicuramente è una frase che avrà un senso nei libri. Temo però che nella serie TV non ci sia stato abbastanza tempo e che non ci sia veramente abbastanza tempo anche in futuro per spiegare cosa effettivamente potrebbe stare a indicare questa frase. Nei libri c'è la possibilità che a essere un Targaryen sia Tyrion, come penso io, piuttosto che come pensa Cesiro, che siano Jaime e Cersei. Credo che possa essere più Tyrion anche per il fatto che presenta dei caratteri genetici diversi rispetto ai fratelli. E questo viene spiegato in una descrizione, nella descrizione di quando Jon vede il seguito di Robert da Approdo del Re arrivare a Grande Inverno, e c'è questa descrizione dei fratelli Lannister: Jaime e Cersei sono belli, biondi, con gli occhi verdi, Tyrion invece è un mostriciattolo con un ciuffo di capelli bianchi, un occhio nero e un occhio verde. Forse il ciuffo di capelli bianchi potrebbe stare a indicarci effettivamente la sua appartenenza alla famiglia Targaryen. Se proprio dovessi scegliere, preferirei che fosse Tyrion nei libri a essere un Targaryen piuttosto che i gemelli, Cersei e Jaime. Anche perché c'è un piccolo elemento che nella serie TV può suggerirci questa cosa, ovvero che Tyrion, quando va a liberare Rhaegal e Viserion sotto la piramide di Meereen, non viene ucciso dai draghi stessi, ma viene lasciato andare tranquillamente. Infatti i draghi poi vengono liberati ed escono dalla piramide.
Questa scena non è presente nei libri perché in realtà è Quentin Martell che decide di andare a liberare i draghi, ma farà una brutta fine perché verrà bruciato vivo e morirà tra atroci sofferenze. Quanto piuttosto ci sono degli altri paragrafi che riguardano Tyrion e raccontano del suo amore e della sua passione per i draghi. In una conversazione con Jon, infatti, Tyrion racconterà proprio del suo interesse verso i draghi stessi. «Che cosa leggi?» chiese Jon. «Draghi, a che scopo? Non esistono più i draghi?» disse Jon con la sicurezza propria dell'adolescenza. «Questo è quanto si dice», ribatte Tyrion. «Triste, non trovi? Alla tua età sognavo di avere un drago tutto per me». «Sul serio?» Il tono di Jon era sospettoso. Forse temeva che Tyrion stesse prendendosi gioco di lui. «Molto sul serio. In groppa a un drago, perfino un ragazzino tutto storto e molto brutto può guardare il mondo dall'alto in basso». Tyrion spinse da parte la pelle d'orso e si alzò. «Accendevo dei fuochi nei sotterranei di Castel Granito e rimanevo a guardare le fiamme per ore, facendo finta che fossero l'alito di un drago. Certe volte immaginavo che potessero incenerire mio padre, altre volte mia sorella». Questo avviene nel primo volume. Tra l'altro nel terzo, Jon, ricordandosi di Tyrion, lo definisce come un amico che sognava i draghi. Pura casualità? Beh, è un po' difficile che in realtà sia una casualità. Il paragrafo però più carino riguardante Tyrion e i draghi avviene nel volume 5, quando Tyrion racconta di aver chiesto a suo zio Geryon o Geryon Lannister che sia, un cucciolo di drago. Tanto tempo prima, quando era ancora un bimbo solitario, sperduto nelle viscere di Castel Granito, trascorreva spesso le sue notti cavalcando draghi, immaginando di essere un principe Targaryen diseredato, un signore dei draghi dell'antica Valiria, liberandosi al di sopra di prati e montagne. Una volta i suoi zii gli chiesero che cosa volesse come regalo di compleanno, e Tyrion li implorò per avere un drago. «Non proprio uno di quelli grossi, a me ne basta uno piccolino come me». Zio Geryon pensò fosse la cosa più divertente che avesse mai udito, ma zio Tyget gli spiegò: «L'ultimo drago, ragazzo, è morto più di un secolo fa». La notizia gli parve così mostruosamente ingiusta che il giovane nano pianse tutta la notte. Per contro, se c'era effettivamente da credere al signore dei formaggi, la figlia del re folle aveva portato in vita ben 3 draghi, 2 in più di quelli di cui perfino un Targaryen potrebbe desiderare. Tyrion era quasi dispiaciuto di aver assassinato suo padre. Avrebbe voluto vedere la faccia di Lord Tywin Lannister nell'apprendere che una regina Targaryen stava per fare ritorno nel continente occidentale con 3 draghi, appoggiata da un eunuco cospiratore e da un mercante di formaggi grosso come la metà di Castel Granito. Infatti la speranza di Tyrion era proprio che da piccolo lui potesse scoprire di essere un Targaryen e di poter avere un nuovo tutto suo. Beh, questo ancora nei libri non è successo, ma potrebbe accadere. In fondo sarebbe piuttosto strano se Martin avesse messo tutti questi paragrafi, tutte queste indicazioni, tutti questi indizi, se poi effettivamente non gli desse una degna conclusione, mostrandoci appunto che Tyrion è effettivamente un Targaryen. Nella serie TV non credo che questo accada, più che altro per esigenze di tempo. Alla fine abbiamo solamente 6 puntate e in queste 6 puntate devono farci vedere parecchie cose, devono concludere diverse storyline, ci sarà tutta la rivelazione della vera identità di Jon Snow e la grande guerra che dovrà risolversi. Il conflitto con Night King non penso sia una scaramuccia che durerà 50 minuti e basta, ma credo che si protrarrà per diverse puntate di questa ultima stagione. Spero di avervi spiegato tutto quello che c'era da spiegare sui sogni di drago. Ho cercato di evitarvi di leggervi tutti i paragrafi che ho trovato, anche perché sono una marea. In ogni caso, se avete domande da farmi, come al solito fatemele qui sotto. Io, come vedete, cerco di rispondere a tutti più che posso. Ci vediamo presto con il prossimo video. Grazie a tutti ancora per aver guardato il video fino a qui. Quindi, a presto, Dracarys!